pong, paracadutisti in piazza San Carlo, una piscina in piazza Castello. Questa è la festa dello sport 2013, l'11 e il 12 maggio a Torino. Un uomo in piazza Castello in costume si fa perché prima si è bagnato per dare una mano e allora anche diciamo parliamo anche per far vedere un pochettino alla gente che diciamo l'acqua non morde. I cittadini torinesi potranno provare gratuitamente gli sport, ma soprattutto per riscoprire la tassonomia della parola sport, che è prima di tutto gioco e divertimento. È fondamentale il fatto di portare lo sport nelle piazze e fare capire alla gente che lo sport è fondamentale per vivere e vivere bene. Basta mettere giù un tappeto sufficientemente morbido di erba sintetica e si può fare qualche piccolo esercizio, specie per i nostri giovani bambini. Siamo contentissimi che sia una giornata così bella. D'altronde tutte le volte che abbiamo fatto delle manifestazioni sportive qua in centro c'è sempre stato il tempo bello, quindi forse portiamo un po' anche fortuna a noi. E oggi qui è una dimostrazione di quello che è lo sport paralimpico. Abbiamo più avanti il tennis, il basket, il golf, quindi ci sono molte possibilità di fare attività senza pensare alla disabilità. E dopo l'atterraggio dei paracadutisti in piazza San Carlo direi che Torino non si è fatta mancare niente per questa bellissima festa dello sport.